Benvenuti ragazzi, io sono Gigius e oggi riprendiamo con Undertale. Ok, l'ultima volta mi ero fermato qua. Purtroppo la traduzione non è ancora finita, ma siete state voi a chiedermi di continuarlo lo stesso e ne sono contentissimo perché Undertale è un gioco veramente bello. Non l'ho mai finito, nel senso non l'ho mai fatto, giocato, ma so a grandi linee di che cosa parla e mi piace moltissimo. Ok, Sense ci stava dicendo di chiedere tutto di qua, il mio fratello, Papyrus. Ma poi il gioco sarà in inglese. Pigroni, vabbè. Ok, adesso il gioco è in inglese, quindi sta tutto a me tradurre. Veloce, nasconditi dietro quella conveniente lampada. Perché? Perché c'è una lampada così? E perché io ci sono nascosto perfettamente? Papyrus dovrebbe, tra parentesi, vedermi, ma sono dettagli tecnici. Come va, fratello? Lo sai come va, fratello? Sono 8 giorni e tu non hai ancora ricalibrato i tuoi puzzle! Che voce di merda che parla di Papyrus. Te ne stai solo in giro a girovagare per la tua stazione! Che cosa stai minimamente facendo? Sto guardando questa lampada. Lampada è davvero bella. Vuoi darci un'occhiata? No, come Sense! No! No! Non ho tempo per queste cose! Cosa succedesse se un umano passasse proprio di qui? Io voglio essere pronto! Sarò il primo! Devo essere il primo! Io catturerò un umano! Dopo io, il grande Papyrus! Vorrei far notare la posa di Papyrus. Ah, tra parentesi è Papyrus, non Papyrus, perché ho visto un paio di cose sul Let's Play di Gabby e non è Papyrus, ma è Papyrus, vi prego. Otterrò tutte le cose che desidero. Che merito, rispetto, riconoscimento. Sarò finalmente in grado di unirmi. Sarò finalmente in grado di entrare nella guardia reale. Le persone chiederanno di essere miei amici. Farò un bagno in una doccia di baci tutti i mattini. What the fuck? Magari questa lampada potrebbe aiutarti. Sense, sei un brutto infame. Sense, non stai aiutando. Tu, Lazy Bones, sarebbe ossa fiacche. Tutto quello che fai è sederti e girovagare, dormire, insomma. Diventi pigro e pigro ogni giorno. Ehi, facci piano. Ho appena fatto un mucchio di lavoro. A skeleton, ragazzi, come si traduce? Un mucchiosso di lavoro, una cosa di questo tipo. Ditemi che Sense non ha appena fatto quello che penso. Sense! Andiamo, stavi sorridendo! Lo so! E lo odio! Perché qualcuno come... Perché qualcuno grande come me... Deve fare così tanto solo per ottenere un po' di riconoscimento? Wow! Sembra che tu stia veramente lavorando su te stesso. Sembra che tu stia veramente facendo stesso un bel po' di spina dorsale. Ma perché? Ah! Aspetterò ai miei passi. Per quanto riguarda il tuo lavoro, mettici un po' più di spina dorsale dentro. Ah, e se ne va così. No, no, è tornato. Perché? Allora, seriamente, perché Papyrus non mi ha visto? Ero dietro la lampada. Vabbè, niente dettagli. Ok, puoi uscire adesso. Non so se fare una voce particolare per Sense. Mi piace. Cioè, mi piace che Sense abbia la mia voce. Non lo so. Dovresti sbrigarti. Potrebbe tornare indietro. E se torna indietro, dovresti sederti e passare attraverso. Guarda, non c'è niente di cui avere paura. È solo un'orribile caverna riempita di scheletri e mostri orribili. Ok, Sense, vado avanti io. Ok, una specie di checkpoint o stazione di servizio, ma ci sono bottiglie di ketchup, mostarda e va bene. Veramente, ehi! Odio dovertelo dire, ma potresti farmi un favore? Stavo pensando, mio fratello è parecchio giù in ultimamente. Non ha mai visto un umano prima e vedere te potrebbe magari tirargli sul morale.
Non preoccuparti, non è pericoloso. Anche se provasse a essere. Grazie un milione. Se sarò avanti. Ok, un salvataggio. La conveniente posizione di quella lampada ti riempie di determinazione. Ma perché? Ok. Questa è una scatola. Per metterci una... What? Usa la scatola? Sì. Ah. Ah, posso... Tag glove? Cos'è un tag glove? Ah, questo qua lo prendo. Mettiamo giù una caramella per mostri, che ne ho già una nell'inventario. Così c'è l'inventario. Control? Control. Ah, però l'inventario è ancora in... Tag glove però no. Usa. Hai equipaggiato il tag glove? Ah, penso che siano dei guanti. Cosa fanno? Ah, bene. Ok. Giusto. Snowdrake si avvicina, va bene. Blocca l'altro, no, non lo so. Snowdrake check. Se attacco ce n'è. What? Combatte per avere una buona udienza. Combatti il sangue freddo. Ma quante lame ci sono, veramente? Sembra le lame di Moon Destroyer. Laugh. Sì? Vedi? Ride! Papà, si sbagliava! No! Se fai così non rido più, guarda. Ok, posso già fare pietà. Ok, hai vinto, ho ottenuto 0 più 12 ore. Ok. Penso che io possa proseguire. Così, quindi... come stavo dicendo riguardo Undyne... Cosa... What? Che cosa stiamo facendo? No, aspetta, fermi un attimo. Fermi un attimo. Sense è andato alla direzione opposta. Come fa a essere qui? Sense! Oh mio Dio! È quello un umano? Veramente, penso che quella sia una roccia. Oh. Ehi! E cos'è quello davanti alla roccia? Oh mio Dio! È un umano? Sì! Oh mio Dio! Sense! Finalmente ce l'ho fatta! Undyne sarà... diventerò... sarò così... popolare! Umano? Non passerai quest'area! Io, il grande Papyrus, ti fermerà e ti catturerà e sarai trasportato fino alla capitale. E dopo non sono sicuro di cosa succederà dopo. In ogni caso, continua solo se ne hai il coraggio. Yeah! Beh, direi che è andata bene. Don't sweat it, kid. Ah, ok, non preoccuparti. Perché terrò un eye socket, sarebbe un non un occhio, ma avete presente che gli scheletri non hanno gli occhi, ma what? Terrò un occhio per te, va bene, darò un occhio anche a te. Cos'è sta cosa qua? Ok, c'è della narrazione, un po' di testo. Tu osservi il ben costruito sentiero della stazione. Chi avrebbe mai potuto costruire questo, ti starai chiedendo. Scommetto che è stato la molto famosa guardia reale, nota, non ancora la vera, molto famosa guardia reale. Ok, molto interessante. Oddio, ice cap, capello di ghiaccio. Fa qualcosa alla vista. Agisci. Steel. Hai provato a rubarglielo, ma non è ancora abbastanza debole. Agnore! Lo sapevo! Ladro! No! Cos'è sto attacco? Non me l'aspettavo. Ignora. Ok, hai praticamente provato a togliere il tuo sguardo dal cappello. Sembra annoiato. Hello,
Ti sveglio, cioè praticamente salvi, c'è nessuno, il mio cappello è qua. E io ti ignoro ancora allora perché sembra aver funzionato. Sembra sconfitto. Va bene, non mi interessa! Quel cos'è sta cosa? Oh, tornano giuste cose. Risparmia. Ha vinto, ottenuto zombie a 13 ore. Assolutamente non muoversi. Non mi sto muovendo. Nessun movimento. Intanto perché c'è un cane qua davanti poi. Qualcosa si è mosso? O era solo la mia immaginazione? Posso vedere solo cose che si muovono. Se qualcuno si stava muovendo, per esempio un umano, farei in modo che non si muova mai più. Wow! No, che attacca, oh! Check! Sei attacco, uno difesa? Facilmente eccitato dai miei movimenti, hobby inclusi e scoiato. Non muoverti di un millimetro. No, what? Io non mi sono mosso, ma non me l'aspettavo un attacco. Perché non mi ha colpito? No, ok, l'avevo già guardato. Ti muoverai questa volta? Sì. No. No, ok, sono confuso. Si è mosso o non si è mosso? Questo attacco mi colpisce solo se mi muovo? Cosa? Sono stato accarezzato! Accarezzato, no! Quel cazzo che... Pat! Ma che cazzo stai dicendo? Posso risparmiarlo, ok. Hai vinto, ho dovuto usare 30 euro! Cioè, qualcosa mi ha accarezzato! Qualcosa che non si sta muovendo! Cosa? What? Dei croccantini? Qualcuno sta fumando dei croccantini per il fumando? Ciao Sense! Ehi! C'è qualcosa di importante da ricordarsi. Il mio fratello ha un attacco speciale molto particolare. È in blu. Se vedi gli attacchi blu, non ti muovere e non ti faranno del male. Ah, ok, come dicevo io, se non vi muovete non vi fanno del male. C'è un modo facile per ricordarselo. Immagina uno stop in pratica. Quando vedi uno stop, ti fermi, giusto? Gli stop sono rossi. Quindi immagina uno stop blu. Semplice, giusto? Quindi, quando combatti, pensa a un cartello di stop blu. Ok. No, qua scivolo. No, Regigiga confirmed. North Ice, Sud Ice, West Ice. Molto interessante, est non di town. And ice. Mi ha detto su ghiaccio, giù ghiaccio, destra ghiaccio, sinistra ghiaccio. E poi ad est, tipo la città di Snowdin e il ghiaccio. Ok. No, i miei amici no. Quanto vita ho? 8. Wow. Lesser dog. Pet. No. Cos'è sta cosa? Era bellissimo! What? No, non mi muovo! Adesso dovevo evitarlo! Ma perché il collo si allunga? No, scusate, voglio provare a fare una cosa. No, web, no, niente. Vai via. Perché? No! Non puoi ancora arrenderti, Simon, non perdere la tua determinazione. Che bello! Perché sono morto? Sono stato ucciso da un cane! Comunque riparliamo questo, ok. Ehi, volevo guardare se c'era un punto di salvataggio qua. Ma qua c'è un pupazzo di neve. Salve, io sono un pupazzo di neve. Voglio vedere il mondo, ma non posso muovermi. Se tu fossi così gentile, viaggiatore, per favore, prendi un pezzo di me e portalo molto molto lontano. Sì,
Grazie, buona fortuna. Ok. Oddio. Sei così pigro. Sei stato a dormire tutta la notte. Penso che quello si chiami dormire. Scuse, scuse. Oh no, l'umano è arrivato. Per fermarti, io e mio fratello abbiamo creato alcuni puzzle. Penso che troverai questo qui molto scioccante. Come vedi, questo è l'invisibile. Sì, è il labirinto invisibile elettrificato. Quando tu tocchi uno delle pareti o di questo labirinto, questa sfera ti darà una scossa. Sembra divertente, no? Perché? Perché il numero di divertimento che avrai è parecchio poco, penso. Ok? Puoi andare adesso. Ok? Sesh! Che cosa hai fatto? Penso che l'umano dovrebbe tenere la sfera. Oh, ok. Veramente. Tieni questa, per favore. Stai scherzando. Ok, prova adesso. Ok. Sono uno stupido umano. Non so quello che sto facendo. Sto solo seguendo le tracce di Pavirus. Incredibile! Tu lumaca sfuggente! L'hai risolto così facilmente! Troppo facilmente! Comunque, il prossimo puzzle non sarà così facile! È stato disegnato, è stato costruito dal mio fratello, Sense! Sarai sicuramente confounded, non lo so, stupito? Lo so e lo so! Come se ne è andato via! Ma ce l'ho ancora l'ho. No, ma non c'è un mezzo. Ma non c'è niente. Ehi, hey, grazie. Mio fratello sembra che si stia divertendo. Comunque, hai visto quella strana tuta che sta indossando? L'abbiamo fatta un paio di settimane fa per una festa in costume. E non ha più indossato nient'altro dopo quello. La continua a chiamare il suo... la sua tuta da battaglia. Ragazzi, non è figo mio fratello? È fighissimo Sense. Oh mio Dio, chi sei tu? Non capisco perché questo non stiano vendendo. Sembra il tempo perfetto per vendere qualcosa di freddo. Come? Oh, un cliente! Ciao, vorresti qualche ice cream? A posto che ha ice and ice, quindi buon gelato? È il cibo freddo che ti riscalda il cuore. Solo 15 G. Sì, eccoti. Abbi un fantastico giorno. Io godo un ice cream. Ok, abbiamo preso un ice cream. Perché non riusciamo a passare? Ok. Cosa? Oddio! Cos'è? Cos'è sta cosa? Vabbè. Stavo pensando di vendere qualcosa anch'io. Fried, vuoi della neve? Perché? Sì. Sì? Davvero? 5000 G? La compro! La compro! Cosa? Non hai soldi? Ehi, va bene. Non ho nessuna neve. Ma no! Posso rifarlo, vi prego, ve lo spiego. Ok, stavo pensando di vendere qualcosa, anch'io. Vuoi della neve? Solo 5 di oro. Sì, ho detto 5, intendevo 50. Sì, davvero? Che ne dici di 5000? 5000? E questa è la mia offerta finale. Sì, va bene, la compro. Cosa? Non hai abbastanza soldi? Ehi, va bene. Non ho nessuna neve comunque. Perché? Perché? Ok. Qua c'è un buco. Wow, wow! È un buco!
Ma perché? Aspetta, posso spingerci dentro le cose? Aspetta un attimo. Non so se ha qualcosa a che fare, però. Magari sì. We can do it. Devo ancora capire com'è che fisica sta palla. No, dove vai palla? Ok. Ok, no, fermo. Il protagonista se non sapeva. No! Perché si è rimpicciolito? No! Ah, è tornata qui. Ah, forse ho un tempo. O forse ho un numero di cose che posso fargli fare. No. Mi sta a ridurre. Sì, che ho fatto di bello? Che cosa ho fatto? Ah, ho ottenuto uno di oro. Tutto questo casino per uno di oro. Sense, muori. L'hai fatto tu, non lo so. Lui e lei. Quindi, è l'indicatore di pericolo dannusata. Quindi, pupazzo di neve, yellow. Puppy tipo cane, cucciolo, blu. Green, perché green è in rosso? Vabbè, green è in rosso. Vabbè, non ci posso andare. A quanto pare devo andare di qua. Quali nuove sfide e soprattutto puzzle avranno in mente il grande Papyrus e Sense? Beh, scopriamolo insieme nel prossimo episodio di Undertale.